partita la vittoria ci vuole sempre. Ci vorrebbe anche dopo una vittoria, un'altra vittoria domenica, perché fare punti, no? È sempre bello e ci piacerebbe continuare, ci piacerebbe riuscire a fare una piccola serie come abbiamo fatto un paio di mesi fa, no? Di 3-4 vittorie di fila, un pareggio, poi un'altra vittoria, sarebbe bello, sicuramente. A livello sia caratteriale che tecnico-tattico. Ma io penso che domenica l'abbiamo preparata in una maniera, l'abbiamo fatta in quella maniera, l'abbiamo vinta, anche perché secondo me alla fine fisicamente stavamo meglio degli avversari, eravamo proprio più brillanti, eravamo più, perlomeno nella testa, eravamo liberi. Loro erano, si vedeva che volevano rincorrere per forza sta vittoria e noi invece stavamo meglio, alla fine della partita stavamo meglio. Questo qui secondo me è la cosa principale. Questo fondo è formato trasferta. Ma non lo so, non lo so. Oggi abbiamo anche chiacchierato in mezzo al campo, abbiamo anche parlato di questo, perché secondo me non è una casualità il fatto che noi fuori casa abbiamo vinto più partite che in casa. Quindi secondo me è perché fuori casa forse abbiamo qualche spazio in più, diciamo così, no? E mentre in casa le squadre avversarie, noi in casa abbiamo vinto due partite, una contro la Ternana dove non eravamo costretti a fare la partita noi, e una invece dove veramente abbiamo giocato, secondo me, la partita più bella dell'anno, quella di contro il Pisa, no? Dove veramente siamo stati belli presenti, arrembanti. Per il resto le altre vittorie sono state tutte esterne, dove non eravamo per niente costretti a fare la partita noi, no? E quindi secondo me poi con gli spazi, con le cose, abbiamo attaccanti veloci, secondo me può darsi che questa squadra sia strutturata per rendere meglio fuori casa. Se avete conquistato appunto la prima, tra l'altro che prende 5 delle ultime 9 Sì. partite, che idea c'ha? Su che fronte si può Insomma, ora un lavorare po' di idee ce in l'abbiamo, però ora già ne ho detta una, insomma, importante, ora non vorrei dare troppo, visto che poi si vede tutto il mondo sta cosa qui. No, no, per mania di grandezza, a me basta che la vedano a Foligno, insomma, ecco. Quindi qualcosa prepariamo sicuramente, senza dubbio, però secondo me non dobbiamo intasare troppo gli spazi, diciamo così. Quello che ho detto appena prima, siamo più equilibrati e abbiamo forse più spazi da sfruttare in avanti, in velocità, non stare già lì, anche se abbiamo anche giocatori che anche nello stretto sono bravi, non è che, però qualche accorgimento cercheremo di metterlo insieme, insomma. Non penso che sarà una partita facile, scordiamoci la classifica, no? Perché se vedi la classifica, come la cosa che mi ha detto mio babbo, no? Che c'ha 95 anni, e mi ha detto, giocate con l'ultima classifica. Ha detto, ascolta, babbo, per l'amor del cielo, non mi diste robe te, perché sennò siamo rovinati. Cioè, non è l'ultima classifica, il Foligno ora con il mercato, eccetera, eccetera. È un altro Foligno sicuramente, no? Non da ultima piazza in classifica, in questo momento. Poi è evidente che nell'arco dell'annata è ultimo in classifica, ma non mi trae a me non mi trae in inganno assolutamente. Se domenica non siamo determinati facciamo un'altra brutta figura, cosa che nessuno vuole neanche immaginare, no? Ecco, tutto lì. Sì, ci ha provato, sono più bravo io però. No, mio babbo quando è stato il momento che doveva giocare a calcio c'era la guerra, lui era imbarcato in marina, quindi non ha avuto la possibilità poi di poter fare il calciatore. Però sì, ci ha giocato, sì. Ha giochicchiato. Scusa, a proposito di vittorie, in casa, dal punto di vista del colore,
ci avrete sicuramente una gran voglia, insomma, di ritornare a vincere in casa, anche sì. Perché nel rapporto, diciamo, con i tifosi la vittoria in casa ha sempre un sapore particolare, c'è più gente, purtroppo per le tante normative che i tifosi ne vengono pochi, ne possono venire pochi, sì. Vengono tanti comunque dal nord, no? Sì, che sì. Ti accompagna. Sì. Insomma, è sempre un momento, come dire, bello, che voi avete vinto due volte. Ecco. Sicuramente, ma noi, cioè, è bello vincere sia a casa che fuori, è evidente che le ultime due partite, Como e Trizium, cioè, è evidente che vogliamo, ci vogliamo dare e vogliamo dare la soddisfazione a, a tutti, poi anche perché vorrebbe dire vincere due partite di fila, cioè ritornare, no, a essere un po' nella testa positivi. Quindi è una partita fondamentale domenica per tutti, per tante cose, insomma, dai. Allora, Cruz ancora non si allena, Molina dovrebbe venire, no, questa settimana, la prossima dovrebbe tornare e ricominciare, quindi io penso nel giro di 3 settimane di riaverlo Molina. E poi piccoli fastidi, Perpetuini, Meduri, Lanzoni, Toppan invece sembra che purtroppo ci abbia una cosa un po' più importante, un movimento strano perché... si è appoggiato a un giocatore, gli ha mancato l'appoggio, ha spinto, non lo so, e ha fatto una torsione, se, insomma, speriamo ora dovrebbero dirci qualcosa, insomma. Ah, qui all'Inguine, la zona inguinale. E poi, vabbè, poi ci abbiamo Vitucci squalificato e Marinaro purtroppo che ha avuto una botta proprio a casa sua a Cerignola e purtroppo io penso che almeno 3 settimane starà fuori e quindi siamo un po' ristretti, però va bene, insomma, diamo un po' di spazio anche ai ragazzini della Beretti che fa sempre bene. No, allora. Qualcosa l'aveva provocato. Ma io penso che alla fine, no, la realtà, la verità, no, sembra poi più grande di quella che poi non è invece. Cioè, è successo con l'episodio, però siamo tutti grandi e vaccinati. E domenica era una partita normale da vincere, al di là di tutte queste cose qui. Noi l'abbiamo fatto bene, non gli voglio dare troppa importanza a sta cosa qui. Quindi non è vero che tutti i giocatori vorrebbero andare via. Questa è proprio una cosa. Cioè, io vorrei sapere chi è quel pazzo che vuole andare via da Foggia, no? Chi gioca a calcio, cioè, dice io voglio andare via da Foggia, cioè, non ha capito niente secondo me. Soprattutto ragazzi giovani, cioè, il momento in cui, cioè, te giochi un anno nel Foggia, cioè se io sono un altro allenatore e chiedo a uno dove ha giocato questo l'anno scorso, ha giocato nella Trizium, sì, può aver avuto un bravo maestro, però voglio dire deve ancora crescere, maturare da un altro punto di vista, no? Che è proprio quello della personalità, del diventare più grande. Ecco, un anno di Foggia secondo me ai ragazzi di 20 anni alla grande, li fa maturare, li fa perché è calcio vero, perché è una piazza vera, perché ti confronti con una dimensione calcistica importante, oltre a poi a fare tutto il resto, insomma, ci mancherà. Quindi non assolutamente, non ho mai sentito una roba del genere, non penso proprio. Faccio il mio lavoro, mi pagano per questo, lo faccio né più né meno quello che devo fare, non è che faccio né qualcosa in più né qualcosa in meno, faccio quello che devo fare, anzi sono molto contento che qualcuno mi dia la possibilità di farlo, ci mancherebbe. Fisa, faccio un passo indietro, ma negli ultimi giorni, prima e dopo la partita, Ginestra l'ha sentito? Lo aspetta, non lo aspetta? Ecco, c'è qualche evoluzione, diciamo, in questo senso? Sì, 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 ma penso che o fine settimana o prossima tornerà. No, penso, anzi sicuramente, ve lo do per certo.
Quindi non sarà però in campo domenica? No, non penso domenica, non penso domenica. Vediamo se per la partita che ci sarà di Coppa Italia o se no a Avellino, poi insomma vediamo, è da valutare, però ripeto, non gli diamo troppa importanza, più di quella che insomma in realtà poi non ha questa cosa qui. Mister, la gara di Reggio, la vittoria di Reggio, tra l'altro ha chiuso un girone intero per quanto sì. riguarda la sua gestione, e sono 27 punti, cioè non è poco, no. Non è poco. Lei, ecco, un bilancio in relativo a questo girone virtuale intero, ecco. 27 punti in un girone vorrebbero dire 54 a fine anno, vorrebbe dire quasi quasi, no, penso playoff, 54 punti penso playoff. Quindi mi fa piacere aver fatto tutti questi punti, però cioè, questa è una roba da curiosità, da statistica. La realtà è che abbiamo 33 punti in classifica e che ci abbiamo a giocare anche 9 partite. Come ho detto, possiamo vincerle tutte, possiamo pareggiarle tutte, perderle tutte, le dobbiamo giocare e andare avanti, partita per partita. Io da qui alla fine ve lo dissi, cioè a me da qui alla fine, fino all'ultima partita, io cercherò di fare più punti possibili, poi non lo so a cosa serviranno, se serviranno a qualcosa, non lo so, però sicuramente non mollerò mezza virgola, questo è poco ma è sicuro. Quando si riferiva al fatto che fuori casa non siete costretti, così ha detto, necessariamente a fare noi la partita, si riferiva oltre che al campo anche alle eventuali pressioni del pubblico? No, allora ribadisco, non c'è nessuna pressione. Allora, uno. Due, se qualcuno può giocare a calcio, vi racconto un aneddoto. Allora, io giocavo, permettetemelo, giocavo nell'Inter, no? Vincevamo 5-0 con il Lecce. Aldo Serena aveva fatto 2 gol, no? Ha sbagliato uno stop e tutto lo stadio, il brusio, no? Cioè, se non sei all'altezza di sopportare queste cose, fai un altro mestiere, no? Oppure vai a giocare in altre piazze dove c'è babbo, mamma, e zio e cugino a vederti, tutto qui. Io parlavo proprio di è evidente che uno in casa, come dicevamo prima, davanti al proprio pubblico vorrebbe, no, dare ancora, non solo vincere, ma dare spettacolo, fare qualcosa in più. E molto probabilmente invece noi non funzioniamo in questa maniera qui. Dobbiamo funzionare in un'altra maniera per poter poi fare i punti. Questo intendevo. Questa è un'altra curiosità. De Frel e Pompili, per fare due nomi di giocatori che sono entrati a gara in Coppa. Sì. De Frel in particolare. Com'è strano insomma il calcio, l'ultimo giorno di mercato, di qua, di là, la telefonata, la proposta, eccetera, poi è rimasto forse in un modo anche diverso da prima, c'è stata questa svolta, capita? No, modo. Ma io, a parte che De Frey, io fino all'ultimo giorno gli ho detto dove vai, te rimani qui, per quanto mi riguarda te stai qui, dove vai, non andare, non fare, stai qui, quindi voglio dire, per me che sia rimasto sono stato molto contento, anche perché, voglio dire, alla fine adesso siamo 4 attaccanti, no? Quindi mi sembra anche il numero giusto. Domenica abbiamo portato Cicciarelli in panchina, quindi insomma, se fosse andato via De Frey, forse proprio anche numericamente saremmo stati pochi. Sì. No, ma domenica i 4 attaccanti a me sono piaciuti tutti. I primi due hanno stancato la difesa avversaria e gli altri sono entrati e hanno sfondato perché De Frey ha avuto prima, 3 minuti prima del gol, ha avuto una palla gol clamorosa. Pompilio è stato bravissimo, non si è fatto ingolosire da gol, ma ha dato sta palla a Wagner, gli ha detto fallo te. Poi c'è stato, cioè, vedi, hanno fatto bene, sì, sicuramente. Il calcio è bello anche per questo, a 9 giornate dalla fine stai proprio al centro della classifica. Sì. C'è spazio ancora per sognare? Ve l'ho detto prima, noi abbiamo 9 partite, ci sono 27 punti in palio. Da parte mia ci sarà la voglia di provare a farne 27, poi magari faremo 0. Poi non lo so a che cosa serviranno i punti che faremo, però sognare, voglio dire, se nel calcio non si sogna, allora è finito il gioco, no?
si ragiona anche per assurdo, no? È evidente che è difficilissimo fare 9 partite, 27 punti, ci mancherebbe altro. Però cioè, io non ho mai detto a un mio giocatore prima di una partita giochiamo per pareggiare. È evidente che noi giocheremo sempre per vincere, poi ripeto, ci sono anche gli avversari purtroppo in campo. Grazie. Posto.